Un saluto ricco di emozione e di ringraziamenti, quello del questore cremonese Carla Melloni. Dopo 3 anni di duro lavoro, con un mandato in piena pandemia, il questore parmigiano lascia Cremona per recarsi a Roma. Nella capitale andrà a ricoprire un ruolo prestigioso nell'ufficio centrale ispettivo, ma anche andando nel Lazio porterà la città lombarda nel cuore. Vorrei ringraziare la cittadinanza che mi ha accolto veramente con grande affetto. Io spero di essere stata all'altezza del mio incarico, ho messo tutta la mia buona volontà e questo è una cosa che posso dire perché sono io che ho messo il mio impegno e la mia buona volontà. Mi verrà a sostituire un collega che io conosco perché abbiamo iniziato insieme da giovanissimi alla Questura di Milano e anche lui si troverà veramente molto bene in questo contesto. Mi sono ritrovata in una città molto accogliente, uno pensa a una città lombarda, uno pensa alla nebbia, al Po, in realtà, e lo dico veramente con grande sincerità da parmigiana, è una città molto accogliente, Cremona, e molto affettuosa. Un po' meno fortunata perché il Covid ci ha colpito anche noi in questi 2 anni, che anche in questi 2 anni, nonostante quello che è successo a Cremona, è successo all'interno anche della mia comunità, della comunità polizia, ha espresso veramente il massimo, ha dato il massimo per garantire il rispetto delle regole in questi 2 anni dolorosissimi. Cambio al vertice, all'attuale questore infatti subentrerà nei prossimi giorni Michele Davide Sinigaglia, già questore di Monza e Brianza dal 2019. In oltre 30 anni nel corpo di polizia è stato alla guida di diversi uffici e commissariati, oltre ad essere stato capo di gabinetto a Milano prima della nomina a questore di Monza.